Benvenuti al corso di formazione virtuale di Sunstar Gum sulla pulizia interdentale per prevenire e curare le malattie gengivali, in cui esamineremo lo stato delle evidenze scientifiche e capiremo cosa comporta. Stai per scoprire il modulo 3, in cui analizzeremo la letteratura più recente sui diversi metodi di pulizia interdentale e su come contribuiscano al trattamento nei pazienti con malattie parodontali. Il modulo 3 fa parte di una serie di 4 moduli di formazione basati sulle evidenze di 17 studi clinici controllati e randomizzati e di 6 revisioni sistematiche e meta-analisi. Il modulo 3 sul trattamento è stato sviluppato per consentirti di acquisire familiarità con le evidenze di base sulle strategie di pulizia interdentale per i pazienti con malattie parodontali. Consentirti di approfondire un recente studio di riferimento. Aiutarti a formulare una tua opinione in merito alle strategie di pulizia interdentale da adottare per ciascuna tipologia di paziente. Cosa ne pensi? Il filo interdentale e gli scovolini danno risultati equivalenti nel trattamento di pazienti con malattie parodontali? Le evidenze scientifiche dimostrano chiaramente che l'uso appropriato di scovolini interdentali professionali e di quelli in gomma per 3 mesi riduce i segni clinici delle malattie parodontali. Diamo un'occhiata alle evidenze scientifiche. Abbiamo esaminato le evidenze da RCT, revisioni sistematiche e le meta-analisi per i dispositivi di pulizia interdentali comunemente disponibili. Filo interdentale, scovolini interdentali professionali e scovolini in gomma. Abbiamo iniziato con una semplice ricerca in PubMed, utilizzando il termine di ricerca interdentale e il tipo di studi pertinente. Abbiamo quindi selezionato documenti che confrontavano l'efficacia di diverse tecniche di pulizia interdentale nel trattamento delle malattie parodontali. Abbiamo esaminato i dati di 14 studi su oltre 1000 pazienti con malattie parodontali e di 8 revisioni sistematiche. Gli studi mostrano chiaramente che gli scovolini sono più efficaci del filo interdentale nella gestione delle malattie parodontali per tutti i parametri clinicamente rilevanti: placca interdentale, infiammazione gengivale, sanguinamento e profondità della tasca. Inoltre, i pazienti con parodontite da lieve a moderata sembrano preferire gli scovolini al filo interdentale. Approfondiamo un po' il tema e diamo un'occhiata a come gli scovolini professionali, ma anche quelli in gomma di nuova generazione, si comportano rispetto al filo interdentale in interventi specifici in pazienti con parodontite. Abbiamo inserito in una tabella i risultati di 12 diversi studi. I 12 studi mostrano chiaramente che, se usati per il trattamento di pazienti con parodontite, gli scovolini interdentali professionali sono efficaci rispetto al baseline, rispetto al solo spazzolino da denti e rispetto al filo interdentale per tutti i parametri clinici rilevanti: placca interdentale, infiammazione e sanguinamento gengivale. Sono anche più efficaci rispetto al filo interdentale nel ridurre la profondità della tasca. E per quanto riguarda gli scovolini interdentali in gomma? Gli studi dimostrano che gli scovolini in gomma sono efficaci rispetto al baseline nel ridurre la placca interdentale, il sanguinamento e l'infiammazione gengivale. È interessante notare che si sono dimostrati efficaci anche rispetto agli scovolini professionali per 3 importanti parametri clinici: l'infiammazione, il sanguinamento e l'abrasione gengivale. Gli scovolini interdentali in gomma danno ottimi risultati nel trattamento di pazienti con malattie gengivali. Interessante, vero? Diamo uno sguardo più da vicino allo studio controllato randomizzato del dottor Slot, che confronta gli scovolini interdentali in gomma con gli scovolini professionali. L'obiettivo dello studio del dottor Slot era determinare l'efficacia degli scovolini in gomma e degli scovolini professionali nel ridurre la gengivite e valutare l'atteggiamento dei partecipanti e i possibili effetti collaterali. Si trattava di uno studio controllato, randomizzato, in cieco, monocentrico,
che valutava la reversibilità della gengivite sperimentale indotta in 42 volontari sani dal punto di vista sistemico che non utilizzavano strumenti di pulizia interdentale. Questo studio ha utilizzato un design split mouth. È iniziato con una fase sperimentale. Dopo la familiarizzazione e la profilassi, ai partecipanti è stato chiesto di astenersi dallo spazzolare i denti mandibolari per 21 giorni. Quello che è seguito è stata una fase di trattamento di 4 settimane. Ai soggetti è stata assegnata la pulizia interdentale in aggiunta allo spazzolino manuale. Tutti i soggetti hanno utilizzato scovolini professionali e in gomma nel terzo o nel quarto quadrante. In questo modo era possibile effettuare il confronto primario tra i due quadranti dello stesso paziente, evitando variabilità interpaziente. Le misurazioni della fase di trattamento sono state effettuate alla settimana 1, 2 e 4. I parametri clinici dello studio erano il sanguinamento al sondaggio marginale, il punteggio dell'indice della placca dentale e il punteggio dell'abrasione gengivale. Le misure mouth sono state prese durante entrambe le fasi, la fase sperimentale e la fase di trattamento. Approfondiamo i risultati dello studio partendo dai punteggi relativi al sanguinamento. Inizialmente i risultati inerenti a questo parametro erano simili per scovolini professionali e scovolini in gomma. Tuttavia, a 4 settimane sono comparse le prime differenze, evidenziando un divario significativo a favore degli scovolini interdentali in gomma. L'effetto sembra accentuarsi nel tempo. I punteggi inerenti all'abrasione gengivale mostrano lo stesso schema, con differenze tra scovolini professionali e scovolini in gomma, che si accentuano nel tempo e portano ad un punteggio di abrasione gengivale significativamente diverso alla settimana 4. Per riassumere, lo studio del 2018 del dottor Slot ha mostrato che mentre le prestazioni degli scovolini professionali e degli scovolini in gomma risultavano inizialmente simili, per quanto riguarda il sanguinamento, l'infiammazione gengivale e l'abrasione, dopo 4 settimane gli scovolini in gomma hanno iniziato a superare le performance degli scovolini professionali e sono stati reputati più piacevoli da usare dai partecipanti. In sintesi, le evidenze indicano che gli scovolini interdentali in gomma di ultima generazione hanno prestazioni eccellenti rispetto agli scovolini professionali Gold Standard. Possono essere associati ad una minore abrasione. Sembrano essere preferiti dai pazienti perché particolarmente facili da usare. Le implicazioni per lo studio dentistico? Mentre potresti consigliare la combinazione di scovolini interdentali professionali e di scovolini in gomma ai pazienti più rispettosi della compliance, per coloro che verosimilmente difficilmente utilizzerebbero più di una tipologia di scovolino, potrebbe essere meglio raccomandare quelli in gomma, in quanto più facili da usare e associati a minor sanguinamento e a minor abrasione gengivale. Sei pronto per il modulo finale? Allora unisciti a noi per il modulo 4 per esaminare le sfide inerenti alla compliance del paziente e per conoscere i pareri degli esperti su questa difficile problematica nella pratica dell'igiene orale. Se lo hai trovato interessante e desideri approfondire la letteratura, visita il sito di Sunstar GAM dedicato ai professionisti per scaricare il white paper e una serie completa di slide.